l'anno 2014, ma anche nel 2015, quando pensi che siano ben strette, fidati, c'è ancora posto. A chiappe strette! Che disturba la mia pubblica quiete. Vedo qualche cosa su cui posso essere stupito di metterci che perché Sandro Giacobbe è impossibile. Sandro non ha lo spessore. E poi c'è il mandellino. Minimo deve essere che sono. Bene, cari amici di Paranight Radio, benvenuti a questa nuova trasmissione, la seconda del 2015. Partiamo con questa impostazione di voce perché stiamo sostanzialmente cercando di fare un corso vocale per cercare di controllare la nostra voce. Noi siamo sempre partiti: benvenuti cari amici di Paranight Radio, benvenuti a questa nuova puntata del 2015. No, questa volta stiamo cercando di partire con una voce un pochino più pacata per cercare di essere anche più professionali, dato che noi siamo dei professionisti della radio, ovvero io, Grande Tuloschi, e sono in compagnia dell'inconfondibile voce di Sir Mustaz, che è qua insieme a voi con questa voce, con questo corso che abbiamo fatto, dal quale abbiamo capito, ci siamo resi conto che attraverso la voce potevamo controllare le vostre menti. Esatto, esatto, un pochino tipo Matrix. Fantastico, ecco perché questa sera le nostre voci sono così, cari amici ascoltatori. Comunque benvenuti, questa è A Chiappe Strette. Oggi è lunedì e domani sarà martedì. E ieri era domenica. Ieri era domenica. Benissimo. Dopo questa certezza noi cerchiamo di partire con la nostra trasmissione, cari amici, perché? Perché questo corso di voce è stato regalato dalla nostra cara amica Stefania Rosso, che salutiamo tanto, e tutti gli amici all'ascolto che vogliono fare un corso di voce dalla nostra cara amica Stefania Rosso. Può fare un bonifico al nostro IBAN bancario che passa in sovraimpressione, che transiterà attraverso la nostra radio e arriverà direttamente sul conto di Stefania. Esatto, transita, noi lo impieghiamo momentaneamente per fare alcune operazioni, dopodiché pari pari finirà esattamente sul conto di Stefania, perché siamo trasparenti, a noi piace la trasparenza, quindi vi diciamo pari pari che cosa faremo. Pari pari, sì, diciamo che è un parolone, un pezzettino di questo, diciamo, conto si fermerà, perché ovviamente in Colombia. In Colombia, sì, in Colombia, dove abbiamo cercato, dove siamo stati questa settimana, perché noi ogni settimana facciamo un viaggio. La scorsa settimana abbiamo fatto questo viaggio in Sudafrica, a Zimbabwe. Esatto. E questa settimana siamo emigrati in Colombia per cercare appunto anche lì di mettere una piccola stazioncina radio di Paranight Radio. Ce l'abbiamo fatta con l'aiuto della popolazione tutta. Esatto. Addirittura tu pensa che quando abbiamo aperto la radio, ti ricordi, c'erano sì. Delle persone che avevano in itera, che erano tutti lì intorno a impedire che tutto quanto il pubblico accorso a tutta quanta la Colombia potesse fare. Esatto, e noi un pochino come Jeff Bridge nell'Uomo che fissa le capre abbiamo messo i fiori nei vostri cannoni. Esattamente, da quel momento ci siamo divertiti tantissimo. Tantissimo. Cosa facciamo? Questa sera dobbiamo parlare di antibiotici o fiori di Bach. Antibiotici o fiori di Bach? Sì, perché oramai l'antibiotico non fa più effetto. Io mi porto oramai da quasi 6 mesi l'influenza dietro e continuo a portarla, difatti anche questa voce è sintomo di questa mia influenza perseverante, però c'è gente che dice che l'influenza può essere anche curata con i fiori di Bach. Esatto, quindi questa sera abbiamo proprio intenzione di parlare di questo insieme a voi. La nostra chat di Facebook è aperta, quindi se volete chiacchierare con noi, se volete interagire con la nostra discussione, potete farlo, potete scriverci sia attraverso la chat che attraverso il nostro account di Twitter, ok? Chiocciolina Paranight Radio, siamo noi a rispondervi. E adesso io metterei un pezzettino, dopodiché ritorniamo su questa questione, su questa
nell'anno 2014. Pronto? Ma anche nel 2015. La regia è niente. Allora, spiega un attimino il discorso della regia di queste 400.000 donne che abbiamo reclutato la scorsa siamo puntata. Questa settimana abbiamo fatto anche loro un pochino di breathing per cercare di insegnare quello che è il discorso della regia, e alla fine non ho capito un cazzo, Sergio. No, perché hai due basi dentro la testa, sia la nostra sigla dei cari amati Elio le storie tese con anche gli Osric Tentacles che stanno suonando questo momento di sottofondo, e è difficile riuscire a capire qualche cosa. Comunque ci stiamo dentro, la discussione è seria. Antibiotici o fiori di Bach? Dilemma. A dopo. Ci vedremo di là, la speranza è
soluzione. Ci vedremo di là e addio. Certo sarò io, certo sarai tu. Ci vedremo di là, dove la nostra mente sarà libera e l'anima sarà unica. Ci vediamo di là e sarà pace, pace per la mente, pace veramente. Quando saremo di là, guarda in alto adesso, respira l'universo, è la mia confessione, è la mia soluzione. Guarda in alto, ispirazione. Ci vedremo di là, sarà unica la nostra storia. Chissà come sarà là, più nessuno sta, la malattia ci porterà via. L'uno dall'altro ci porteremo di là. Il cielo e l'anima, questa è la mia soluzione, la mia ispirazione. Io guardo in alto, guardo in alto, ci vedremo di là. Ci vedremo di là? Yes or no? O ci vedremo di qua? Chi lo sa, antibiotici o fiori di Bach? Questa sera siamo in una serata di dilemmi. Esatto, questa è una cosa seria. Esatto. Perché soprattutto in questo periodo, siamo a gennaio, ci sono i mali di stagione, uno si raffredda. C'è un'epidemia totale in giro, caro Sergio. C'è là? Un'epidemia totale. Un'epidemia totale? Totale, proprio totalitaria nella sua essenza. È un allarme globale. Sì, 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 c'è questa sorta di allarme, un pochino come l'aviaria, un pochino come l'ebola. Esatto, e comunque quando accadono queste cose uno non sa che cosa fare, non sa... quali sono le vostre abitudini? Prendete gli antibiotici, correte immediatamente agli antibiotici, gli antinfiammatori, vi curate da soli, andate dal medico, che cosa fate? Ditecelo perché lo vogliamo sapere. Lo vogliamo sapere, ditecelo nella nostra chat di Facebook oppure anche nella nostra chat di Spreaker che trovate in basso a destra, e vediamo subito la prima ascoltatrice che... Eccola là. Pone una domanda molto molto importante, Sergio. Sì. Te, quando è stata l'ultima volta che hai avuto l'influenza? Dice Simona da Truguglio. Ma allora, cara Simona, io l'ultima volta che ho avuto l'influenza risale veramente a tantissimo tempo fa. Poi sono stato colto comunque da sindrome influenzali, che sono cose diverse rispetto all'influenza. L'influenza è proprio insomma una cosa abbastanza... abbattente, no? Allora. E ti sei curato con i fiori di Bach? No. Innanzitutto, spieghiamo cosa sono i fiori di Bach. Spiega, okay. Sergio, cosa sono i fiori. Tu sei lo specialista del fiore di Bach. Io me li fumo i fiori di Bach. Io riposo solo. So, anzi, per me cioè, non servono. Questa è la mia opinione. Ma dunque, ci sono fiori di Bach per attività sessuali, ci sono fiori di Bach per migliorare lo stato della guida in autostrada e in statale, perché dipende dalla tipologia di fiori di Bach. Viagra, poi? Poi abbiamo i fiori di Bach appunto anti-influenzali, e poi abbiamo anche i fiori di Bach per imparare a sciare, cioè sono dei fiori che tu assumi L'LSD. Prima di iniziare a mettere i tuoi sci, quando scendi sarai già un campione. Esatto, sì, infatti ci sono fiori di Bach e fiori di Bach. E, io comunque tendenzialmente, se mi raffreddo, tendo a bere acqua. Cercando... Freddo o calda? Ma l'assumi tramite cristere? No, non l'assumo per via orale. Ah. Acqua, semplicemente, ne bevo tantissima, anche se in quest'ultimo giro influenzale sono rimasto fregato perché credevo di avere un semplice raffreddore, mentre invece era in atto una infezione perché avevo la sinusite. L'ebola, cioè allora l'ebola. Sono dovuto ricorrere all'antibiotico, perché si ricorre all'antibiotico solo ed esclusivamente se c'è l'infezione. Esatto, attenzione. Il parere del medico, abbiamo anche la rubrichetta del parere del medico che dice che solo in caso di infezione utilizzare l'antibiotico. E io ho fatto una cosa ancora più bella e molto più salutare dal punto di vista della mia influenza, nel senso che oltre ad abbinare l'antibiotico, ho abbinato dell'ottimo vino,
ho abbinato delle grandi ballate e delle grandi sudate al bla bla questo fine settimana, questo venerdì sera. È una sciarpettina lilla che, insomma, abbinata al tutto ci stava bene. Esatto, porto i saluti dalla nostra carissima amica Topa J. Ciao, ciao Topa, ciao bla bla. Invece sabato ho deciso di portare il mio corpicino al riposo, perché ho detto, boh, il dottore ha detto che almeno...